La gestione delle risorse umane è centrale nei processi di riforma e modernizzazione della PA e non può più avere come riferimento soltanto le tradizionali categorie contrattuali, ma deve ragionare anche per competenze. Oggi sempre di più le amministrazioni pubbliche sono chiamate a fare lavori di grande qualità intellettuale. Sono necessarie competenze diverse dalle competenze del passato, che erano solo di tipo giuridico-amministrativo. Ecco che il sistema professionale delle amministrazioni cambia e si arricchisce e si fonda sulle competenze. Muovendo da questi presupposti, Formez PA, nell'ambito di Riforma Attiva, un progetto finanziato dal DFP che ha coinvolto circa 200 amministrazioni territoriali, ha realizzato la Library dei Profili Professionali, uno strumento di supporto alle PA per l'individuazione e la gestione dei profili necessari per la realizzazione delle proprie politiche e funzioni. L'idea che è alla base di questo è che i sistemi professionali delle amministrazioni pubbliche moderne devono assicurare queste due caratteristiche. La specializzazione, la capacità di ricorrere a specialismi, perché i progetti, le attività, le azioni che mettiamo in campo sono azioni sempre più che richiedono un alto tasso e un alto livello di specializzazione. Se parliamo di fundraising, se parliamo di agenda digitale, chiediamo un certo livello di specializzazione, ma al tempo stesso chiediamo di non irrigidire il sistema professionale e quindi di avere insieme da una parte specializzazione e dall'altra flessibilità, ovvero la possibilità che chi entra dentro l'amministrazione non nasca e muoia sempre nello stesso ruolo. E che soprattutto l'amministrazione pubblica, come ci dimostra il Covid e tutta la vicenda Covid, deve rispondere a turbulenze del mondo esterno che richiedono flessibilità nei sistemi organizzativi e professionali e quindi capacità di risposte. La library dei profili professionali è un modello di classificazione che copre uno spettro del 90% delle professioni possibili all'interno di un'amministrazione pubblica, in particolare di un'amministrazione pubblica territoriale. È stato elaborato un vero e proprio repository di 20 profili professionali e definiti 17 ambiti organizzativi, che sono individuati sulla base delle politiche, servizi, attività, macroattività tipiche delle amministrazioni territoriali. La library è strutturata in aree professionali, profili professionali, ambiti organizzativi, competenze e grading. Nel momento in cui stabilisce le proprie strategie, le proprie politiche, un'amministrazione individua quelle che sono le professioni che ha al proprio interno. Queste professioni che ha al proprio interno verranno naturalmente a questo punto paragonate a quelle che idealmente l'amministrazione dovrebbe avere per raggiungere le politiche, quindi i propri obiettivi. E in questo confronto, quindi, tra un sistema professionale, diciamo così, ideale e il sistema professionale invece esistente in quel momento, che io capisco come poter gestire il mio capitale umano. I profili sono stati tutti indicizzati, la library naturalmente è del tutto modulare, cioè è aggiornabile, è incrementabile, io posso anche individuare un profilo professionale che naturalmente non è stato compreso in quelli che noi abbiamo detto, i 20 profili professionali per gli ambiti organizzativi individuati, proprio per sottolineare ancora una volta l'estrema flessibilità dello strumento in funzione di quelle che sono scelte, indicazioni e quant'altro organizzative di ciascuna amministrazione, che non può non essere un caso a sé. Nel PNRR presentato all'Unione Europea lo scorso aprile, la library dei profili professionali viene citata come possibile modello da estendere non solo alle altre amministrazioni, ma anche come riferimento da utilizzare nei percorsi di reclutamento digitale. In tal senso è stata già avviata una sperimentazione con il portale del reclutamento INPA, la porta digitale di accesso al lavoro nella pubblica amministrazione.